Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Proseguono le top ruolo per ruolo prima dell'uscita del Team of the Season. Ricordo che venerdì uscirà il community Team of the Season, per cui i migliori giocatori della stagione votati da noi, dalla community appunto. E oggi andiamo a parlare di quelli che sono, secondo me, allo stato attuale del gioco, i migliori difensori centrali da schierare all'interno delle nostre squadre. Primo giocatore che troviamo è Lucio, nella sua rinnovata versione eroe Trophy Titans. Lucio è un giocatore che abbiamo imparato a conoscere ormai benissimo quest'anno. Questo rispetto alla versione base è Bundesliga come la versione Marvel. Normale alto il work rate, 1,88 m, un body type importantissimo per questo giocatore, che appunto presenta tutte quelle che sono le caratteristiche meta per eccellenza di un difensore, specie per quanto riguarda PS5, dato il lengthy, visto che il rapporto tra agilità e forza ci parla di un lengthy di base. Quindi gli potete andare a mettere tutti gli stili di intesa che preferite, ovviamente lo stile di intesa consigliato in questo caso è sempre un'ombretta, per Lucio, che per me al momento è il miglior difensore centrale davanti a tutti. La domanda che a questo punto vi sorgerà spontanea, che già so qualcuno di voi farà nei commenti: Matte, ma lo stesso discorso vale per Lucio Marvel? Assolutamente sì, perché la differenza tra Lucio Marvel e questa, vi assicuro, che è relativamente bassa, ovviamente a favore della sua versione Trophy Titans, ma il Marvel rimane una carta di assoluto rispetto. Discorso invece a parte per la carta invece base, quello della Serie A, che al momento fa un po' più fatica nell'andare ad essere utilizzata. Ci sono tanti competitor della carta base che vedremo anche a breve e che quindi magari non me lo fanno preferire e non me lo fanno mettere sul gradino più alto di questa top difensori centrali come le altre due versioni. Al secondo posto troviamo sempre il solito Virgil van Dijk, la versione Toti, 1,93 m, normale alto, insomma, giocatore che conosciamo benissimo questo qui, non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni. Per me leggermente più in basso di Lucio quest'anno, perché non so cosa gli hanno messo nelle gambe a questo giocatore qua, è veramente qualcosa di incredibile. Però van Dijk, come al solito, anche lui lengthy di base, un giocatore full automatico, dentro l'area di rigore fa una quantità industriale di autoblock che vi permette di poter salvare delle situazioni che vi sembrano già compromesse al 100%, per cui van Dijk rimane assolutamente uno dei migliori difensori centrali al momento su FIFA 23. Terzo posto occupato da una nuova carta, ovvero il buon Rio Ferdinand nella sua versione Icon Trophy Titans, che come potete vedere, sono stato fortunato, l'ho trovato non scambiabile, e proprio questa trovata dai pacchetti mi ha permesso di poterlo testare e di rimanerne piacevolmente sorpreso. Questo è praticamente una fusione tra Lucio e Sergio Ramos, perché ha un body type importantissimo, 1,89 m, e molto rapido, proprio come Lucio. Abbina quelle caratteristiche anche in termini di autoblock, automatismi, eccetera. 72 di agilità, 91 di forza, quindi anche lui lengthy di base, ma come Ramos è anche molto aggressivo, quindi vi permette di poter fare un sacco di recuperi alti che magari con Lucio, che alle volte rimane un po' più piantato, fareste fatica a fare. Poi, motivo per il quale io lo vado a mettere al momento nella top 3 addirittura dei difensori centrali, è che costa poco, relativamente poco, nel senso che per me qualità-prezzo rispetto a tante carte ve lo portate a casa a cifre che sono particolarmente accessibili alla maggior parte dei giocatori che ancora stanno giocando a FUT quest'anno, per cui lui veramente super promosso. Anche in questo caso lo stile da applicare è un'ombra proprio in serenità. Veramente una sorpresa, piacevole sorpresa questo Ferdinand, che si discosta da tutte le altre versioni del difensore inglese uscite fino ad ora. Quarto posto, proprio per il giocatore che abbiamo appena citato, sempre l'irriducibile Sergio Ramos Flashback, che qualcuno di voi magari avrà già sbloccato appunto o non avrà sbloccato ai tempi rimpiangendolo. Un giocatore fortissimo, magari meno automatico, un po' più manuale, ma tanto aggressivo, che vi permette di poter uscire, soprattutto se giocate con la difesa 5, potete metterlo come terzo centrale, di modo che è quello che può andare un po' più a spasso e a dare fastidio agli avversari anche a centrocampo. Giocatore che abbiamo imparato a conoscere benissimo quest'anno. Altra carta invece relativamente nuova è quella di Wesley Fofana. Che giocatore è? Veramente fortissimo, peccato che il Real ha sculacciato il Chelsea e quindi non credo che continuerà a prendere upgrade, ma anche in questo caso parliamo di un giocatore che per qualità-prezzo è qualcosa di incredibile. È 1,90 m, work rate normale alto, è molto veloce, anche lui è lengthy di base, con l'L2 si muove bene, è automatico, tanti autoblock,
tante intercettazioni, ottima lettura difensiva, un giocatore che viene utilizzato tantissimo anche dai pro per quell'89 di valutazione che rispecchia appieno le restrizioni, e proprio tanti pro magari l'hanno messo in campo solamente per questo motivo dato dalle restrizioni competitive, e poi si sono ritrovati tra le mani un difensore veramente molto molto forte, quindi anche lui mi ha stupito tanto, anche in questo caso ovviamente uno stile d'intesa che vi vado a consigliare è Ombra. Altro giocatore uscito recentemente che devo mettere per forza di cose è Paolo Maldini nella sua versione icona compleanno. 5 skill, 4 piede debole, 1,86 m. Questo qua praticamente può fare un po' tutti i ruoli, perché da DC è molto forte, essendo rapido, avendo length di base, avendo tanti automatismi, essendo anche molto agile palla al piede. Potreste anche pensare di schierarlo terzino, vista la sua qualità anche nei passaggi, oppure immaginare di fare uno switch mettendo, che so, un SN a difesa e un Maldini con queste caratteristiche come mediano, anche potrebbe essere una soluzione. Però questa è una carta che è veramente di assoluto rispetto, che magari difensivamente rispetto agli altri difensori ha qualcosina in meno, però è molto più completo sotto altri aspetti. Un altro giocatore molto valido, ovviamente, è questo Saliba Fantasy Foot, che io però vi vado ad inserire in questa posizione per il rapporto qualità-prezzo, perché praticamente è un Fofana che ci ha creduto un po' in più, con qualche statistica in più, che però costa anche tanto di più, per cui assolutamente un difensore di tutto rispetto. In questo caso anche qui parliamo di un difensore un po' alla Ramos, quindi meno automatico, con un body type un po' più esile, però anche in questo caso molto forte, perché 91 di lettura, 91 di intercetto, di aggressività e di forza sono dei parametri di assoluto rispetto. Però per questi due motivi principali, prezzo e body type, mi sento di metterlo un po' più arretrato in quelle che sono le mie preferenze personali del momento. Così come resiste invece all'interno delle mie preferenze questa menzione d'onore Toti di Koulibaly, che è veramente un giocatore incredibile del quale vi ho parlato più e più volte, mentre un altro giocatore che è una new entry nel gioco che voglio inserire è Marcel Desailly, e lo inserisco per vari motivi. Innanzitutto è 1,85 m, 2 di skill e 5 di piede debole, può fare anche il CDC come ruolo alternativo, quindi molto versatile, veloce, length di base, 94 di lettura difensiva, 93 intercetto, 94 di forza, 95 di aggressività. Un giocatore, questo qui, che è veramente eccezionale anche per un altro motivo, perché oltre che magari ve lo siete ritrovato nelle icone Foot Birthday andando ad aprire quel pacchetto che a tanti ha fregato e invece voi ce l'avete non scambiabile, quello che a me piace è che ha un body type tarchiatello, ma nonostante questo è molto agile con l'L2, quindi si attacca bene all'uomo, riesce a coprire bene i movimenti, quindi fa tutto quello che voi vorreste effettivamente da un giocatore lì nel reparto arretrato, per cui mi sento di promuoverlo e di inserirlo. Così come un'altra carta uscita da poco, questo Blank Icona Trophy Titans, devo assolutamente inserirlo, perché parliamo di un giocatore 1,92 m che può fare anche altri ruoli, vabbè, il COC direi anche di no. E a primo sguardo sembrava quel classico giocatore che fa un po' bene tutto, ma in realtà non eccelle niente, ma in realtà poi lo sono andato a provare e mi ha stupito tanto, perché è tremendamente automatico, si muove bene, è forte, è aggressivo, e poi essendo francese vi dà anche la possibilità di avere dei buoni link, per cui questo Blank qui, a parte che queste dinamiche sono clamorose, questo Blank qui non è per niente da sottovalutare, soprattutto perché non costa poco, scusatemi, non costa tanto. Altro giocatore che vado ad inserirvi è Vidic Icona Toti, un'altra carta che magari vi è tornata tra le mani grazie al pacchetto icona garantito che c'è stato recentemente, e questo qua, se magari ve lo siete dimenticato, è un difensore di assoluto rispetto a tutte le altre carte di Vidic che abbiamo analizzato in passato. Per cui questi sono al momento, secondo me, i difensori più performanti su FIFA 23. Regà, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti quali sono i vostri difensori al momento preferiti che state utilizzando, mi raccomando. Non vi triggerate se non trovate il vostro beniamino, ma cerchiamo sempre di argomentare. Vi ricordo sempre la piattaforma Viola, dove tornerò live dal 25 aprile, visti gli impegni di cui vi ho parlato nel video precedente. Se non li avete sentiti, recuperateveli, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Liberoschi, ciao.